Fissati i principali tasselli per la prossima stagione con il nuovo DS Luca Matteassi e il neo allenatore Gaetano Teri, ora è tempo di calciomercato in casa Pescara. Un periodo fondamentale questo per intavolare quelle trattative, molte delle quali sfoceranno con le firme nei primi giorni di luglio, quando sarà ufficialmente aperta la sessione estiva. 3-4-3 è il marchio di fabbrica di Auteri, praticamente un dogma, e i calciatori da reperire dovranno essere funzionali al tipo di calcio voluto dal tecnico di Floridia. Ecco perché tra gli attaccanti un profilo ad hoc per Auteri è quello di Matteo Di Piazza, robusto centravanti che ha appena compiuto 31 anni. Chiuso il prestito al Catania, il giocatore torna al Catanzaro, con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Proprio a Catanzaro è stato allenato da Auteri nella stagione 2019-2020, anche se per pochi mesi. È arrivato nel mercato di gennaio, poi c'è stato lo stop per la pandemia e quindi due partite di playoff. Di Piazza ai centravanti, ma può adattarsi a fare l'esterno. La duttilità nel tridente è una dote propria di altri due obiettivi del Delfino. Uno è Alessandro Marotta, che fino al prossimo giugno ha un contratto con la Juve Stabia, la quale lo ha tesserato lo scorso gennaio e con cui ha giocato un super girone di ritorno. 13 gol in 17 partite. Spesso centravanti in carriera, con le Vespe si è adattato anche a fare l'esterno, con Gennaro Borrelli al centro. Il profilo che intriga di più, però, è quello di Walid Khedira, italiano ma di chiare origini marocchine, che è emerso con la maglia della San Giustese in Serie D. Prelevato dal Parma nell'estate 2019, è reduce da un'ottima stagione in prestito al Mantova con 9 gol all'attivo. Nasce centravanti, ma ha imparato a giocare anche esterno, ed è un profilo che a 23 anni sembra avere grandi margini di miglioramento. Per la difesa il profilo più gettonato è un fedelissimo di Matteassi, Antonio Pergreffi, ex Piacenza, è legato fino al prossimo giugno al Modena. Le uscite però restano una notevole grana per Sebastiani e Matteassi, contratti onerosi, molti dei quali scadono il prossimo giugno, e caratteristiche tecniche che per molti non si sposano con il 3-4-3 di Auteri. Scognamiglio, Valdifiori, Sorensen, a loro va trovata una sistemazione. L'ottica del Repulisti consiglierebbe una sistemazione anche per i vari Drudi, Busellato, Masciangelo e Galano, che tuttavia per caratteristiche potrebbero rientrare nei piani tecnici di Auteri, chiamato dunque a fare valutazioni sotto questa ottica per dare un indirizzo al mercato del Delfino.